prima di riprendere con l'attività più delicata, che sarebbe quella di riuscire a staccare quel, come lo vogliamo chiamare, cordolo senza rovinare lo scafo, ecco, io qua ho questo pezzo che ho staccato adesso qualche minuto fa, quello in fondo lì più basso. E si vede qua che anche qua lo spessore non c'è. Questa è praticamente schiuma. Qua c'è schiuma, quindi questa mancanza di spessore che inizia in questo punto prosegue da questo punto praticamente fino alla murata. Voglio far vedere di quale zona della bacca stiamo parlando. Stiamo parlando di questa zona. Qua c'è il passaggio verso la scaletta per scendere a mare. Invece da questa parte c'è la seduta. Quindi comunque la struttura è più rigida qua, a dritta rispetto a sinistra, perché qua c'è questo intaglio. In più c'è questo taglio qua, per l'ombrinale, che scarica l'acqua del pozzetto. Quindi qua siamo nella zona praticamente più debole della barca. Nella zona più debole della barca noi abbiamo questo tipo di lavori, in cui c'è uno spessore di più o meno 7 mm, forse anche di meno, che regge tutto, tutti i colpi che si propagano dal longherone, che è praticamente una specie di concentratore di sforzo.